Allora siamo con Giuseppe Raffi, presidente della provincia di Reggio di Calabria, oggi a Rocuti, per discutere un po', credo, dei problemi dell'aria grecanica. Sì, abbiamo sempre immaginato che l'aria grecanica potesse essere, se si riesce veramente a mettere a punto alcuni accorgimenti che sono fondamentali, al centro di un percorso di rilancio dell'intera provincia di Reggio. Per noi l'aria grecanica significa anche scoprire le nostre radici, che sono radici straordinarie, che affondano in un momento culturale straordinario che ha vissuto questo territorio, che è appunto la Magna Grecia. Sono tante le tracce che quotidianamente rintracciamo e troviamo e alla quale spesso dimentichiamo di riferirci, dimenticando appunto quello dell'orgoglio e dell'appartenenza che spesso dobbiamo recuperare. Per noi, ecco, parlare di aree grecane significa anche aggredire i problemi concreti di quelli che sono alla base della vita di tutti i giorni da parte dei cittadini. In primis penso di dover pensare anche all'ospedale di Merito Porto Salvo, sul quale riteniamo bisogna avviare un'azione veramente intensa, forte, incisiva, affinché questa struttura, che è una struttura al servizio dei cittadini, e questo è il dato verso il quale la politica purtroppo rischia di perdere di credibilità, perché pensa alle strategie dei partiti, pensa alle strategie dei posti di potere più o meno occulti, però dimentica di pensare al bisogno concreto del cittadino, che è quello di avere dei servizi efficienti per quello che è possibile, ma avere soprattutto una sanità, e parlando di merito è doveroso farlo, che sia all'altezza delle proprie aspettative. Peraltro anche qua, riscoprendo le nostre radici, scopriamo che l'ospedale di Merito è stato un punto di riferimento straordinario per tutta un'area abbastanza vasta di popolazione, di bisogni, di difficoltà, che purtroppo rischia di essere vanificata. Quindi anche questa è l'occasione per parlare di questo. Naturalmente a Rocuti parliamo appunto anche di città metropolitana, che significa rilanciare il territorio. Ma che area metropolitana sarà? E questa è la domanda che farei a tutti i politici, me compreso, senza una struttura ospedaliera all'altezza di questa sfida, senza una 106 che sia quantomeno messa in sicurezza, senza collegamenti ferroviari che purtroppo languono e che purtroppo non sono neanche inseriti minimamente in un'agenda di governo che al sud, come dicono ormai tutti, e meno male che se ne è accorto pure Saviano, perché la sua voce è una voce autorevole che richiama appunto un senso di responsabilità da parte di chi ci governa. Sono tanti i momenti rispetto al quale dobbiamo confrontarci e far sentire il cittadino protagonista, e bisogna dare soprattutto a loro risposte. Grazie Presidente. Grazie a voi.